Sarà un inferno quest'anno. Guarda Maurizio, sono in ritardo raga. Partiamo per le vacanze. Prima di partire dobbiamo andare a comprare l'uniforme vacanze 2021. Non siamo neanche partiti e abbiamo già speso 125 euro per le divise. Piccolo spoiler. Si parte con il primo pranzo salutare. 4 bei tramezzini chimici. Li avranno fatti 4-5 anni fa. Per questo sono così buoni. Guarda che bel colore che ha il pesce. Mamma mia, e il secondo di questo è mio. Siamo insieme da 2 ore e siamo ancora a Vicenza. Sarà un lungo viaggio. Fibra. Siamo fermi nel traffico. Dopo 1 ora e mezza siamo arrivati. È quello nostro. Mamma mia che bello. Tra poco sveleremo che inferno passeremo quest'estate. È incredibile che comunque non riusciamo mai a fare delle vacanze tranquille. Quest'anno abbiamo noleggiato un camper in 5 persone. Sarà proprio una vacanza infernale. Camper appena ritirato. Il check-in è stato abbastanza particolare. Abbiamo dovuto comprare la di blu perché nel camper non ce n'era più. Abbiamo quindi riempito il serbatoio. Dopo penso che vi farò un camper tour, sempre se non l'ho già pubblicato nel secondo canale. Basta che fai così con la videocamera. Questo è il camper da 5, metà occupato dal bagno. E il bagno non ha una finestra. Io devo già pisciare raga. Dai, ma pisciare o non pisciamo raga? Cioè pisciamo fuori. Sì, sì. Io non penso di essere pronto per questa avventura. Fa il pieno? 50 euro signora. Chi ha più soldi in banca paga. Oscar. Non siamo ancora partiti. Abbiamo già speso 200 euro tra abbigliamento, cibo, nafta. Si parte col guidatore disegnato. Tra l'altro abbiamo fatto l'assicurazione più economica e quindi può guidare solo Ciccio. E dobbiamo fare circa 1000 km. So get it up now. Merendina delle 5:30. Ci ho preso la venta. So get it up now. Dopo 3 ore siamo arrivati a Isano Adriatico. Anche se per ora ci troviamo in mezzo ad un campo, logicamente per non pagare il parcheggio. Contento di aver guidato tutto sto tempo. Sono contento di aver arrivato in Puglia. Le mani. Essendo Isano Adriatico non potevamo fare a meno di andare a mangiare da Paolino. Tutti quanti abbiamo preso scialatielli, gamberi, calamari e tartufo, accompagnati da 15 litri di birra ciascuno. Davvero una bella e buonissima cena. E naturalmente non potevamo fare a meno di assistere al rito di Paolino. Concludere la cena, dato che Mauro aveva ancora fame, lo abbiamo accompagnato a mangiare una piadina tipica romagnola. Anche se non so perché questo video è in slow motion. A tempo! Siamo entrati in camper da 5 minuti. Raga, è la roba più scomoda. Noi siamo qua e lì c'è il guidatore. Io dormo insieme ad Amanno. Lì c'è Oscar e Chip Sterling. E sotto di noi c'è Maurizio Peperlizio che non si vede ancora. Che inferno. Impossibile raga, impossibile. Manuel sembra che abbia una tromba installata al posto della trachea. C'è circa una media di 150 gradi di Fahrenheit. Ma soprattutto non ci siamo accorti di aver parcheggiato a 5 cm dalla ferrovia. Ah, e pensate che le federe dei cuscini sono in Ethernet. Good morning. Ma si muore dentro questa ferrovia. Guarda che alba. Dov'è? Bellissimo raga. Il cielo delle 6 a Misano Adriatico. Buongiorno. Mi è bucato lo stomaco. Eccolo qua, il musicista. La tromba dove l'hai messa? Siamo appena andati a fare una colazione abbastanza marcia. Un piccolo succoace con no, cosa di Un piccolo succoace con un croissant. Nel frattempo qui dietro Mauro sta manutentando il suo letto. Lo sta facendo ritornare una poltrona. Puoi aspettare prima di partire. Un piccolo succoace con... E la prima impresa di oggi sarà quella di uscire da questo parcheggio dove la gente parcheggia con i piedi. Un piccolo succoace con... Dai Chipster, sei uscito da situazioni peggiori di queste. Quella curva lì è stretta, cioè non so se ti rendi conto. Oddio. Porco tutti adesso, dio del cane. Manu, blocca la strada. Guarda, ma io tutti adesso stanno entrando. Dio si è aperta la sbarra del treno, non so. Lo specchietto, passa. Voglia di madonna via, porco. Basta. Chissà che tutti porco. Ma porco. Ma la gente veramente non si rende conto, eh. La gente veramente non si rende conto, porca. Dimmi te se è possibile tripolare una maniera di... Dio che figlio. Oh, porca.
Bene, a questo punto possiamo andare al mare per una bella giornata nella riviera romagnola. Non hai neanche le mani già piene di sabbia. Stai facendo uno scrub della Madonna. È solo il secondo giorno e abbiamo già toccato il momento più basso di tutto il video. Bella fresca. Sembra di essere a Jesolo. Zona Scrotalax. Questo qui è il tuffo del mascarpione. Ah, che bello, raga. Ci laviamo dopo due giorni. Mi è appena capitata in mano un bicchiere di sangria. Ne è appena arrivata un'altra. Ci siamo appena fatti una doccia con shampoo e bagno schiuma nello stabilimento balneare che abbiamo scroccato a Champ. E adesso ci stiamo facendo una camminata di 2 chilometri a piedi sotto al sole di mezzogiorno per andare a mangiare una piadina romagnola. A questo punto io ho preso una piadina classica con il prosciutto crudo. A differenza mia, Mauro ha voluto un po' variegare con una piadina molto leggera, cipolla e alici. E per concludere in bellezza ne abbiamo preso una terza da smezzare. Qui invece c'è insalata, cotto e gorgonzola. Siamo ritornati in camper per salutare una volta per tutte Misano Adriatica. Adesso trascorreremo circa 3 orette in camper per raggiungere un'altra bellissima regione chiamato Abruzzo. Ad Ortona. Lì ci aspetta il nostro caro amico Giampi. Ci farà mangiare e fare tante belle attività. Ogni volta si vede una luce di blu. Non siamo così soli. Ho idea che siamo arrivati in Abruzzo. Abruzzo. Ciao. Giampix, ci rivediamo, eh. Se senti un odore strano è perché Manu è appena cagato. Fai strada? E... Non si è addormentato, vero? No. Che schifo. Ci sono tutte le mutande cagate di Damanu. Buongiorno Abruzzo. Ciao Giampi. Già sei scottato? Si sentono già gli arrosticini. In Abruzzo siamo partiti subito con un aperitivo con champagnino, mezzo vino, mezza Sprite. Davvero buono da provare. Proseguito poi con una cena a base di panini al pesce. Questo qua è un panino con il tonno, cipolla, pistacchio e rucola. Questo panino a mani basse può entrare nella mia top 10. Concludendo il pasto con qualche gin lemon. Dato che eravamo in vena di esplorazione, abbiamo fatto un salto al castello aragonese. Stai attento Omar, ci sono i gradini. Attento Omar, che qua. Vieni Omar, attento che è stretto. Attento Omar. Omar, attento. Attento Omar, qui ci sono questi. Per poi tornare alla nostra umile dimora, situata in un parcheggio, nel centro di un paesino abruzzese. I tuoi occhi sono fari e abbaglianti. È troppo tardi per vedere ste robe. Vi rendete conto cosa state facendo? Sto lavando i denti. Non è bellissimo da vedere da fuori. E per questa notte ho effettuato anche un cambio di partner, rimanendo in dolce compagnia con Mauro e lasciando il musicista da solo. Ed io ci sono davanti. Grazie per avermi regalato questa notte di emozioni. Risvegliarmi vicino a te alla mattina in un metro per mezzo metro. Ho dormito benissimo. Abbiamo dormito quasi 5 ore. Pensa se soffri di claustrofobia. Non ti compri un camper. Senza ginocchio tocco il tetto. Oh Ludovico Einaudi, hai dormito stanotte? Ti sei dimenticato un salamino della diavola qua. Puoi mangiarlo tu. Ma che due... Ho messo 5 bar stanotte. La tua bocca è come un dolce richiamo per me che